questo nostro amore 80, gli ascolti della prima puntata nel giorno di Pasqua. Come saranno andati gli ascolti della prima puntata di questo nostro amore 80? Una domanda molto difficile alla quale si potrà rispondere solo con i dati Auditel, in arrivo come sempre dopo le 10. La domanda è difficile per due motivi: la fiction di Rai 1 torna in onda dopo 2 anni dall'ultima puntata, il pubblico quindi aver perso la voglia di seguire le vicende della famiglia Costa e della famiglia Strano, ancora una volta protagoniste della storia. Il secondo punto è legato alla scelta di mandare in onda la prima puntata di questo nostro amore 80 nel giorno di Pasqua. Sono stati molti i fans della fiction sui social a lamentarsi per questa scelta. Va detto che se da un lato la fiction perderà degli ascolti per via delle feste, è anche vero che ne troverà altri per il fatto che la programmazione degli altri canali fosse nulla. Per esempio su Italia 1 non è andato in onda Le Iene ma il film Top Gun, bisognerà quindi vedere come il pubblico abbia letto questa scelta e scoprire quanto affetto lega ancora i telespettatori alla fiction, che tra l'altro, per la seconda puntata, ci aspetta il martedì sera, quando invece la controprogrammazione di Canale 5 sarà molto forte. Visto che su Mediaset ci sarà anche l'Isola dei Famosi 2018, questo nostro amore 80, ecco i dati Auditel relativi alla prima puntata in onda il 1 aprile 2018. Dal canto suo la fiction fa il suo dovere, porta sul piccolo schermo le storie dei protagonisti ai quali il pubblico nelle prime 3 stagioni si è molto legato. Cambiano i tempi però e cambiano quindi anche gli equilibri familiari, basti pensare a Teresa che adesso è una donna in carriera e che mette al primo posto sempre il suo lavoro perché la fa sentire una persona importante. E poi ci sono le figlie di Anna e i figli di Salvatore e Teresa molto diversi tra di loro. In questo nostro amore 80 si vive l'amore nella famiglia allargata, e se si pensa che nella prima stagione Anna e Vittorio dovevano nascondersi perché avevano 3 figli senza essere sposati, si capisce come in 3 decenni le cose siano cambiate profondamente e come gli autori della fiction abbiano saputo raccontarci tutto, in aggiornamento con i dati Auditel.